Allora, speravo che il 2021 potesse chiudersi un attimo in positivo per noi PC Master Racer. Nel senso che, bene o male, la componentistica, schede video a parte, è a un prezzo decente, se non è il prezzo MSRP, e comunque ha un prezzo molto più che abbordabile. Per novembre 2021 i problemi di produzione di schede video dovrebbero aggiustarsi, ma a quanto pare stiamo per ricevere una nuova batosta da parte di AMD e soprattutto da parte di Nvidia, perché è probabile che la nuova Titan, la vera Titan 3000 della serie 3000, stia arrivando sugli scaffali. E sapete cosa succede quando si presenta un titano? C'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi siamo qui con una news bella bella su cosa. Sapete molto spesso che i leak riguardanti le schede video sono qualcosa di abbastanza aleatorio. A parte che ci sono due leakers che hanno appunto leakato questi dettagli e adesso ve li faccio vedere. I dettagli sono praticamente le specifiche della nuova RTX 3090 Super, cioè 10752 CUDA Core e un TDP di oltre 400 watt. Se Graymon 55 non ha la vostra fiducia proprio così sull'unghia, c'è anche Copite 7 Kimi che ci dà un pochettino più di dettagli. Lui dice, forse la RTX 3090 Super avrà un chip GA102 350A1, quindi un full-fledged GA102, un chip senza nessun, diciamo, CUDA core tolto come la RTX 3080, la 3080 Ti e la 3090 normale. Lo stesso dettaglio, 10752 floating point 32, che sono i CUDA core, raga, fondamentalmente. Non ci sarà l'NVLink, 21 gigabit al secondo di banda passante per le memorie. Significa effettivamente che sarà una scheda da lavoro con un consumo di oltre 450 watt e il lancio è previsto nel 2021. Voi direte, sì ok, ma di quanto è effettivamente più potente rispetto all'RTX 3090 normale? Qui abbiamo Videocards che ci fa un piccolo riassunto, con, a parte la velocità delle memorie che deve essere aggiornata, ma bene o male c'è una differenza di circa 260 CUDA core tra una 3090 normale e una 3090 Super. Circa 500 CUDA core tra una 3080 Ti e una 3090 Super. Quindi viene da sé che la 3090 Super non avrà senso se già avete una 3090, ma questa è una cosa che doveva essere la palissiana a prescindere, come doveva essere la palissiana il fatto che una 3090 Super, a prescindere da tutto, a prescindere dall'attuale situazione del mercato, non ha senso di esistere. Questo perché, raga, in pratica c'è una piccolissima legge di mercato che dice che se non c'è un diretto concorrente, che senso ha migliorare ancora di più il tuo prodotto se già è un top di gamma? Aspettate, adesso vi faccio vedere. Perché? È vero che Nvidia sta rilasciando probabilmente, molto probabilmente a dire il vero, questa 3090 Super. Ma, c'è anche qualche leak riguardo AMD. AMD ha rilasciato 17 nuovi ID PCI per RDNA 2. Adesso,
Adesso io vi lascio tutti i link in descrizione così che possiate andarvi a spulciare come si deve e possiate vedere un pochettino tutti quanti i numeri seriali, farvi le vostre ricerche, poi farvi le vostre teorie. Ma è probabile che le schede video AMD possano avere un refresh, è probabile che ci potremmo vedere una 6800 XT Super, oppure potremmo vedere delle schede video che rientrano nella generazione RDNA 3, però di fascia bassa, quindi basate su RDNA 2. Quindi diciamo che credo che Nvidia voglia correre un pochettino ai ripari nel caso in cui si presentasse l'evenienza di una scheda video top di gamma da parte di AMD, una nuova RX 6900 XT Super Mega Ultra Motherfucking Blasting Power. Non ne ho idea, sinceramente. Fatto sta, ragazzi, che probabilmente vedremo una nuova scheda video che nessuno potrà acquistare al momento, perché se la 3090 dovrebbe stare 1500 euro, la troviamo a 2500 euro. Una 3090 Super, che è il non plus ultra, oltretutto è una scheda da lavoro in teoria, dovremmo trovarla più o meno intorno ai 2800 euro, perché non volete che l'appassionato di turno compri appunto una scheda video a 2800 euro o 3500 euro, perché tanto gli interessa giusto per avere quei 12 fps in più in 1080p magari su Minecraft con il ray tracing. Raga, il tempo ci darà la risposta. Detto ciò, fatemi sapere la vostra, perché io sinceramente sto cominciando ora seriamente a stancarmi di questa corsa al ok, devo avere questo primato per quanto riguarda le schede video. Me ne frega nulla che voi non le possiate acquistare, ma io devo comunque tenere i concorrenti al loro posto. E poi, se riesco a prendere 3.000 euro dalle tasche di una persona, $3.000, $3.500, $3.500 dalle tasche di un appassionato, di un entusiast, così a caso, perché lui vuole comprare sta scheda video, a me sta bene. Sinceramente, a me personalmente, a Gianmaria, questa cosa non sta bene. Fatemi sapere la vostra. Vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG. Porca miseria, ogni volta che dico questa cosa parlo velocissimamente. E ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao, 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 ciao.